Stiamo per iniziare il talk sulla carovana nel Messico Profondo. E io sono Mattias e faccio parte dell'associazione Yabasta e di Bézé, un'associazione dei centri sociali del Nord-Est che tende ad avere un approccio internazionalista e a creare una relazione. Tra le popolazioni in resistenza in lotta eh, per i propri territori e per la propria autonomia. Facciamo parte della delegazione che, appunto, è stata in carovana eh, questo aprile e un piccolo, farò un piccolo, una piccola introduzione di come si è arrivati a costruire questa carovana e, diciamo, è partito tutto da. Il grande momento che è stato la gira zapatista nel 2021, quando 180 zapatisti eh, hanno deciso di fare il percorso inverso di quella che è stata la conquista delle Americhe e arrivare in Europa a contaminare il continente con la loro esperienza di autonomia e resistenza. Sicuramente è stato un momento molto importante. Per, per le nostre collettività, per le nostre comunità, proprio perché abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare direttamente dai protagonisti della de rivoluzione giappatista e, e di quei territori autonomi e, e di sentire le loro esperienze. In quell'occasione abbiamo avuto anche modo di, di prendere dei contatti con i membri del Consiglio nazionale indigena e con, i me con alcuni membri dell'APID che è l'Assemblea del Pueblo dell'Istmo in Defensa della Terra e il Territorio, è un'organizzazione nello stato di Huacaca che è com, composta de, dalle comunità dell'Istmo di Tehuantepec, che comprende più di 13 comunità della zona. Queste comunità iniziarono qualche anno fa a mettersi in rete proprio per affrontare L'espropriazione e la devastazione dei loro territori per la costruzione di uno dei più grandi parchi eolici del mondo e, e di quell'energia loro per, si sono messi a lottare proprio perché, di quell'energia prodotta da questo parco eolico, loro sostanzialmente non, non, non ricevevano nessun incentivo, avevano altissime bollette e l'energia prodotta veniva usata per i grandi poli industriali. Alcuni di questi appunto eh, saranno collegati a quella che è la grande opera del corredore interoceanico e, e proprio tramite questo, questo rapporto politico che si è creato abbiamo insieme deciso di, di organizzare una prima carovana l'agosto del 2022 che andasse a percorrere un po' tutti quei territori minacciati da, da due grandi opere, due, questi territori nel sud del Messico minacciati da due grandi opere che sono appunto il corredore Interoceanico e il tren Maya, due, due linee ferroviarie ad alta velocità che una che collega il punto più stretto appunto dell'ismo di Tehuantepec e l'altra che invece percorre tutta la parte di selva dallo Yucatan al Chiapas. E durante, durante questa carovana abbiamo avuto modo insieme ai membri dell'APID di incontrare appunto le realtà che, che stavano resistendo contro queste opere e di metterle in connessione per andare oltre la logica localista e territoriale, ma per dare uno sguardo più globale. A quello che stava accadendo in quel territorio, che poi possiamo vedere in alcuni modi riflessi anche nei nostri territori, ossia la solita logica di depredazione, di espropriazione e di devastazione dei territori e delle comunità. E proprio grazie a questa carovana abbiamo deciso insieme di, di creare la carovana e poi la campagna Il Sur Resiste. Che, che si è svolta appunto ad aprile 2023 ed è finita maggio a, a San Cristóbal de las Casas con l'incontro internazionale e su Resiste che ha visto partecipare più di mille persone appunto da, da, da varie parti del mondo, soprattutto tante persone del Mesoamerica e ha cercato di, di analizzare un po' la situazione di, di crisi globale dettata appunto dal, dal capitalismo corporativo, da, dal, dal patriarcato e insomma da tutto quello che ci sta opprimendo.